Buonasera, benvenuti a tutti a questo teaser del nuovo ciclo del Sales Community Lab, edizione 2023-2024. Siamo al terzo anno del Sales Community Lab e cresciamo ogni anno. Quest'anno partiamo subito con un punto fondamentale per quanto riguarda le reti vendita, che è il benessere della forza vendita come incide sulle performance. Il ciclo di quest'anno prevede l'intervista di un, diciamo, stakeholder del settore delle vendite a uno o una top manager di questo settore. Oggi abbiamo con noi sul tema Annalisa Aceti, top manager di Rizzoli Education, che il 3 di novembre verrà intervistata dal professor Silvio Cardinali. Allora, Annalisa, nella tua esperienza, come incide il benessere della forza vendita in quelle che sono le performance dei venditori? Grazie Valerio e grazie a tutti coloro che si collegheranno il prossimo 3 novembre, in cui parleremo proprio di questo, della relazione tra benessere delle reti commerciali, concetto che fino ad ora è stato poco frequentato anche da noi direttori e direttrici commerciali, e performance. Una prima domanda che mi porrà sicuramente il professor Cardinali è relativa alla campagna che abbiamo lanciato lo scorso gennaio in Rizzoli Education e si chiama Glow Up, che è una campagna volta lavorare sull'empowerment della rete commerciale attraverso diversi strumenti di cui parleremo, e che appunto ha con lo scopo di creare il più possibile e garantire un ambiente di lavoro e di formazione coinvolgente, inclusivo, dove ciascuno può esprimere al meglio il proprio potenziale e il proprio talento, e speriamo insomma di avere sempre di più talenti nelle vendite. E soprattutto con questa campagna noi vogliamo mettere al centro il benessere delle persone che costituiscono la rete commerciale. Questo comporta e determina un miglioramento nei risultati? Assolutamente sì, nel breve, nel medio e decisamente nel lungo periodo. E poi, per chi come noi ha voglia di lavorare ancora e ancora con le reti commerciali e nelle vendite, abbiamo anche bisogno di attrarre i giovani. E per lavorare con i giovani è importante riflettere sulle condizioni di benessere, perché per loro questa variabile conta moltissimo. Annalisa, una grande promessa, sono proprio curioso di conoscere la tua esperienza per trarne beneficio per me, per trasmetterla a chi ci ascolta, i direttori commerciali, top manager, e appunto ci vediamo venerdì 3 novembre alle ore 17 sui canali del Sales Community Lab. Grazie molte Annalisa e ci vediamo il 3. A presto.